che è arrivato a Roma in Viale Tor di Quinto, American Circus della famiglia Togni. Roberta Amendola. Il circo è bellissimo, è la tradizione di Natale. Lo facciamo per i bambini impazziscono. Un regalo che si può fare a se stessi, a tutta la famiglia. Dopo la cena di Natale, il circo è... bellissimo! Tre piste, una tenso struttura di 2000 metri quadrati e oltre 2000 posti, un grande show tra i più premiati nei festival internazionali, uno spettacolare carosello, quello messo in scena dalla famiglia Togni, produttrice dell'American Circus per i 250 anni del circo equestre. Ed ancora spericolati acrobati, intrepidi domatori, maestri del brivido, giocolieri dalle abilità multiformi. Due ore di spettacolo con 80 artisti provenienti da tutto il mondo. Non mancano sorprese e un gran finale acquatico. Fontane, giochi pirotecnici, ballerini e contorsionisti provenienti dal Cirque du Soleil, parate e coreografie aeree, mozzafiato, risate assicurata con il clown Joy Costa, pronto a divertire grandi e piccini. Il circo è forse rimasta l'ultima isola felice dove tutta la famiglia si ritrova assieme e si ritrova a divertirsi con gli stessi valori di gioco, di divertimento che ha vissuto quando era bambino. A fare gli onori di casa, la quinta generazione della famiglia Togni, reduce dall'International Circus Festival of Italy, dove la scorsa settimana ha ottenuto il primo premio in Latina d'Oro come massimo riconoscimento per le proprie esibizioni.